ci sono due anime che si intrecciano, no? Dentro Politicamente Scorretto. Una è più dichiaratamente letteraria, cinematografica, insomma, narrativa, e fa il punto della situazione sul noir, chiedendoci tutti gli anni se il noir, come diciamo noi, è così politicamente scorretto, è la letteratura che racconta la società, è quella letteratura che vuole cambiare la società, eccetera, eccetera. E questa è la prima anima, che si intreccia con la seconda, ovviamente, che invece quella è un'anima più sociale, più civile, che è bene, che è stato un ragionamento di logica conseguenza, che è bene, noi raccontiamo la realtà, forse, noi scrittori di romanzi gialli, però qual è la realtà che raccontiamo? Noi vogliamo incidere la realtà, ma che cos'è questa realtà? Allora abbiamo cominciato a mettere in mezzo anche persone che non erano semplicemente gli scrittori, ma quelli che erano i protagonisti della realtà, e ad un certo punto abbiamo cominciato a dare un grande spazio ad una realtà importante, che è la lotta alla mafia. Allora, questi sono i due momenti. Il primo momento, che è quello di sabato, continuiamo anche questa volta a seguire come una specie di rubrica che facciamo tutti gli anni. Una è un punto della situazione su quello che riguarda il noir italiano, sempre da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di un certo tipo di noir politico, sociale, civile, e confrontando la città di Bologna e gli scrittori della città di Bologna, sia quelli nuovi sia quelli che siamo in tanti, quindi che ancora non avevamo, con altre città che si raccontano, città con dei problemi, che sono particolarmente alla ribalta in questi periodi, che hanno i loro scrittori che raccontano le trasformazioni della società. Abbiamo raccontato Roma, Palermo, quest'anno è venuta la volta di Genova, che ha parecchi scrittori molto, molto, molto bravi, molto interessanti, che raccontano una città molto particolare, che anche quella ha avuto una serie di trasformazioni, che ha degli esperimenti interessantissimi dal punto di vista, per esempio, della convivenza, dell'immigrazione, della clandestinità, di tutti quei problemi. E come al solito sono cose che vi vengono raccontate da alcuni scrittori della città, ma soprattutto dagli scrittori di noir della città. Bruno Morchio è uno di questi, solo per citarne uno, che vi racconta cosa succede nei vicoli di Genova da questo punto di vista. Poi abbiamo un altro momento, che è un altro momento letterario, narrativo, e quest'anno ci interroghiamo sulla figura del detective, del poliziotto o dello sbirro, come abbiamo scritto in maniera ovviamente provocatoria, ironica. Il poliziotto istituzionale, il detective istituzionale, poliziotto, carabiniere, insomma quello che volete, è un personaggio importante del noir italiano, soprattutto perché viene sempre raccontato da noi in una maniera molto contraddittoria e molto complessa. E in questo periodo in più abbiamo una riflessione su qual è il ruolo della polizia, che parte da Genova fino adesso, nel bene e nel male naturalmente. E ultimamente le ultime notizie, no, ci fanno riflettere su che cosa sta succedendo nella polizia, e quali possono essere i problemi e così via. Noi ne abbiamo sempre raccontate queste figure, allora ci chiediamo come le stiamo raccontando, come vengono raccontate, come si raccontano. Esiste una generazione che ormai, altro che generazione, insomma, esiste una scuola molto forte nel noir italiano fatta da poliziotti che scrivono di loro stessi, del loro mestiere, come succedeva già in America e in Francia, per esempio. Allora ne abbiamo invitati qualcuno. E ci sono alcuni scrittori, alcuni giornalisti che hanno scritto di poliziotti, e poi ci sono alcuni giallisti puri che scrivono, che hanno protagonisti che sono poliziotti. Allora facciamo questo incontro che si chiama Sbirri e Detective, proprio in questa maniera un po' contraddittoria e provocatoria. Vediamo come li raccontiamo, come si raccontano e come sono, com'è questo mestiere. Poi dopo abbiamo una cosa che è un reading che ha come protagonista le opere di Sciascia, di Leonardo Sciascia, perché è l'anniversario, per tanti motivi, ma dal punto di vista nostro di scrittori di noir per un motivo molto particolare. Molti di noi hanno deciso di scrivere un certo tipo di genere e in un certo tipo di modo perché hanno letto alcuni autori, e uno di questi è Sciascia. Io sono uno di quelli, io ho letto Giorgio Scerbanenko, che mi ha fatto capire come si scrivono i noir, però leggevo Leonardo Sciascia, e che mi ha fatto capire che puoi usare questo sistema a raccontare le storie dal punto di vista criminale per raccontare bene un pezzo di società. Non per nulla Sciascia, quando ci insegna ancora negli anni 60 e poi avanti che cos'è la mafia, usa un bellissimo romanzo noir come Il giorno della civetta, e poi scrive una storia semplice che è un giallo purissimo di detection, anche se poi ci racconta come si pensa in un certo tipo di Sicilia. E allora ecco che ci ritroviamo noi scrittori di noir più gli attori che ci aiutano, Elisa D'Orso, Ilaria Neppi, sì, eccetera, sì.
che ci aiuteranno a fare un reading delle opere di Sciascia.